Finito di vestirmi, la moto giù è già carica, ho un po' di sonno perché non sono abituato a questi orari, e da questa cuffia che la GoPro ha su potete ben immaginare che tempo fa fuori. Ma ciao patato! Sì navigatore, accendiamoci! Mi sento già compresso. Usciamo Domi, so che non ti piace l'acqua. Dai, non sta a far la rognosetta. Molto bene. Come iniziare al meglio un viaggio se non con la pioggia? Il primo obiettivo di oggi è il benzinaio. Madonna mia, come mi fai arrapare questo cupolino alto, Domi. Guarda che aspetto. Poi così chittata per l'inverno. Guardati da questo lato qua, favolosa. Molto bene, siamo partiti da casa da 500 metri e abbiamo già un problema. Non mi rileva il bancomat. Andiamo di contanti. Rabocchino. Sono gasatissimo. Pronti? Partenza, via. Si va per mari e monti. Andiamo dagli elefanti. Andiamo dagli elefanti. Perché oggi, se non si fosse capito dai titoli, siamo in partenza per l'elefante in Treffen. Adesso sono ormai le 6 di mattina e mi sto dirigendo all'entrata Vicenza Est dell'autostrada, perché il primo step di oggi sarà Affi, che si trova a est del lago di Garda, per trovarmi con il più grande mio compagno di avventure, Deitz. Ci troviamo lì perché lui è di Brescia e io sono di Vicenza. Ritiriamo il nostro ticket. Non abbiamo il telepass perché siamo troppo pigri e non vogliamo risparmiare i 30 centesimi. Non c'è neanche il biglietto. Con quale tasto bisogna schiacciare? Ah, eccolo. Ben che grosso, porca puttana. Oh, aspetta zio, c'ho il guantino. C'ho il guantino. Beh, aspetta. Direzione Milano, perché dobbiamo prendere la Brennero per salire su in Germania. E ci vediamo tra questa ottantina di chilometri, così almeno è un po' più chiaro. Diciamo che mia nonna avrebbe detto: Gesù, che Dio la manda. Oh, ma che strano. Abbiamo un altro problema. Il cavo che è attaccato alla batteria della moto non carica più il navigatore. Ogni 15 secondi va in stand by. Molto bene, direi. Molto bene. Penso che la moto in combo con buio, acqua e autostrada sia la peggiore cosa per un motociclista. Tutto sommato la pioggia tiene compagnia. Arrivati ad Affi. Dai, vai dentro. Spendiamo questi 5,70 euro per 80 km. E se tribolo. Ben che lungo. Incredibile già qua. Beh, io vado fuori perché è un po' di caldino. Una sola volta sono riuscito ad arrivare prima di questo animale e mi sa che sarà anche l'ultima. Non ci credo. Non dirmelo, sono arrivato prima di Dera. Non ci credo. È la prima volta nella mia vita. Sono arrivato prima di Dera. Sono arrivato prima di Dera, non ci credo. No, no, no. Notte 25 marzo. Sono arrivato prima di Dera. Molto bene. La cosa che mi tira su molto di morale è che Dera in questo momento sta tribolando come una bestia per mettersi sull'antipioggia e invece io l'ho già messo su. Sei mezz'ora in ritardo. Sono 10 minuti in ritardo. A costo di tribolare. No, sono animale. Avrà addirittura il giubbino riscaldato. Però gli si è rotto l'attacco per guardarsi film. È la prima volta che vado in autostrada con Dera e non potrà vedersi film. Dera Rides mi ha già dato indicazioni. Vai a fare benzina, così ci fermiamo un po' dopo il confine per risparmiare. È intelligente il mio compagno di viaggio, eh. Allora, o mi stanno svuotando tutto il conto, o qua c'è scritto transazione eseguita da un po' troppo tempo. Io direi anche uno stop. E si è buggato tutto. Vado da quell'altro. Di là non funziona. Vuoi scattare 13? Speriamo. Guarda Domi cosa ti do da bere. Una bella 100 tani. E adesso possiamo finalmente partire. Qui azzeriamo, qui cerchiamo di frenare. Rientriamo in autostrada, direzione Brennero. Da quando sono partito non ha mai smesso di piovere. In totale sono 680 km da casa mia. E adesso ce ne aspettano circa 600. Se la matematica non è un'opinione. E se accade qualcosa di emozionante vi aggiorno più tardi, perché l'autostrada, se non lo sapeste, è tutta dritta. Ha smesso di piovere e adesso nell'interfono ho in Nirvana e devo lasciarvi. Another Crazy Bikers. Dopo un centinaio di chilometri ci troviamo in mezzo alle montagne e in mezzo ad altri motociclisti. Porca puttana, sto ancora registrando. Dopo circa un'oretta e mezza da Affi abbiamo percorso circa 143 km. Hai freddo? Un po'. No, ma sei tutto aperto. Sì, lo so. Beh, ma va che pezzo di... è questa qua termica? No, è sotto, è gilet. Solo che ogni tanto quel telecomando mi va qui, lo schiaccio con la gamba e parte da solo e tipo io dico: minchia che cazzo. Bevi patata. Se ciucci. Sì sì, il quattro tempi consuma poco. Dipende quale. Quell'enorme uomo che è appena entrato, ovvero Dera, mi ha appena detto che qua dovremmo comprare anche la vignetta. Per chi non lo sapesse, la vignetta serve per pagare l'autostrada in Austria. E questa è quella di quest'anno, che casualmente è fucsia. Ora, adesso sì che sei alla moda.
Rifornimento fatto, vignetta presa. E adesso possiamo fare gli altri 100 km che ci dividono dall'Austria. Al Sega in Bianca. Guardate la neve come colora il paesaggio. Spettacolo. Arrivati all'uscita dell'autostrada. Buongiorno. Grazie. Mi si sta squagliando la manopola da quanto calda è. Guarda, fa il fumetto anche. Ci sono 0,5 gradi. Ho freddo un po' le puntine. E questa, come potete vedere, è neve. E questo è un fazzoletto abbastanza eiaculato. Carichi verso l'Austria. Austrian, arrivo. Non sei carico. Dai, slimitalo. Abbiamo passato l'ultimo casello autostradale italiano e adesso tramite questa statale ci dirigiamo al confine. Entriamo in Austria. Yeah. Siamo entrati in Austria ed è tutto così natalizio. Meno 3. No? Cazzo vuol dire? Meno 3 gradi. Mi si... Mi si sta ghiacciando la sopracciglia. Ero sparato a circa i 100 all'ora fino a che non ho visto Dera, che è diventato grande come un chicco di mais. E quindi gli ho chiesto perché stava andando lento e la risposta, come avete sentito, è stata perché ci sono meno 3 gradi, le strade sono bagnate e alcuni punti sono ghiacciati. Very well, very well. Sicuramente vedete poco, ma vi posso assicurare che non vedo una neanche io. C'è questa nebbia barra neve finissima che scende. Una corriera mi sta per superare. Bang! Folle! Pazzo! Bene, bene, paradisiaco quasi. Bellissimo. Onestamente fa un po' freddino, poco. Oh, ma cos'è? Boh, abbiamo trovato dei caselli, non so neanche cosa sia. Io non so neanche cosa che sia la droga. Cos'è sta roba? È il ponte Europa. Ma è bello. Fortissimo ponte. E perché se la fanno pagare? È un ponte alto e ci fanno manutenzione. 9,50 euro. Ma quanti chilometri sono? Un chilometro. 2 chilometri, 9,50 euro. Fega. Quella mattina ti sei svegliata con... Te la sei pigliata. Perché c'è il Tommy che ha voglia di spegnersi? È scarburato. Grande era, paga. Chiedigli il numero. Senti come stanno scorrendo questi 9,50 euro. Con questa spettacolare vista è valsa la pena. Guardalo, piccolo pezzettino di... Col cruise control, tutto comodo. Ma noi, Tommy, ricordati che non invidiamo nessuno. Abbiamo percorso altri 158 km e siamo in una rust station. Perché come potete ben immaginare, stranamente, il Tommy ha sete. Beh, guardate qua in Austria che iPad che hanno. Spettacolo, Questo va a puntare. Cosa mica stai dicendo? Number free. Anche. Ehi, patata. Proseguiamo verso l'infinito e oltre. Cosa abbiamo qui? Oltre a una Ford Focus Station Wagon ST, non so perché, ma abbiamo una coda. Quindi mi state dicendo che siamo passati in Germania. Deutschland. Deutschland. Ma questa è la frontiera? Mi sa proprio di sì. Mancano 40 km a Monaco. Siamo entrati nella tratta dove non ci sono più i limiti. L'unico problema è che i limiti ce li ha il Domi. Top speed 140. Mio Dio. Posso arrivare solo fino ai 160? Perché all'anteriore, avendo il 21 e un avantreno così leggero, se supera i 160 prende il volo. Deviazione per Monaco Sud dopo circa 85 km. Un'altra deviazione, questa volta per Passau. E qui davanti abbiamo un Conny Sonnegastrafarfer, un autobus molto probabilmente non recentissimo e con un tettuccio fatto completamente di vetro. Ci troviamo qui stranamente ad un benzinaio dopo 147 km. Senti qua, Domi, ti do da bere anche la benzina tedesca. Minchia, se ne hai di sete, oh. Ben. Sì, sì, bevi, tieni, 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 tutto qua. 400 euro per arrivare in Germania. La benzina qua in Germania costa come il diesel in Italia. Avrei sentito un profumino fuori. Niente male. Non so da dove venisse. Vuoi che ci prendiamo un paninetto? O vien qua ad aiutarmi, che non so cosa mi dice adesso. Che pompa non fa mai. Gli dico io che pompa è adesso. Come si dice pompa di benzina? Basta che aggiungi la EN finale. Quindi è pompen. Sta facendo un bonifico per pagare questo. Staremo qua tutto il giorno. Ma ci sono panini da smarzi. Hi, number 7. Thank you. One pretzel and one frikadellen snack. Thank you. È 1:30, ci è venuta fame. Ci siamo fermati nell'ultimo benzinaio che avete visto. Per pranzare ci siamo presi un pretzel e un panino smarzo e una Coca-Cola. Abbiamo finito di mangiare. I panini facevano veramente cagare al capo. Probabilmente tra un'ora lo vomiterò fuori. L'ho mangiato da 30 secondi e sto già iniziando a ruttarlo. Adesso ci mancano 143 km previsti con rutti e succhi gastrici. Sai che mi sa che nel mio panino la roba gialla era la mostarda. Porca puttana. Complimenti per, vabbè, idea di merda. Potevo andare dal McDonald's. Cioè, adesso mi addormenterò probabilmente. Sì, sì. L'avevo fatto è che o tengo al caldo le mani o metto il cruise. Ops. Ottimo, possiamo ripartire. Adesso ci aspetteranno 100 km di autostrada e poi, da quello che ho capito, usciamo.